C'è bella via. Ciao. E lui quello qua. Sì, lo so. Io sono di Palermo, perciò non posso votare. Però. A lui sì. È un selfie. Selfie. Ma tu fai fotografo? Ah no, fotografo lui. Fa finta. No, però io non ti commento. No, ma letto. Sì, è un selfie. E noi ci mettiamo dietro. Sì, 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 mi sente. Scusate. Teresa. Signora, 5 novembre, 5 stelle. Volete bene? Fammi la mano. 5 stelle, 5 novembre. Cioè nel senso che se fatto in questo modo non funzionerà mai. Ecco, non va bene, ecco! Ma ora ce li compriamo, non so. Ora siete in diretta. Ciao ragazzi, siamo a Sciacca oggi al mercato settimanale, stiamo facendo una piccola passeggiata insieme con Luigi, con tanti attivisti di Sciacca e stiamo in qualche modo entrando in quello che è una delle zone insomma più frequentate del sabato mattina qui, mercatino rionale, dove tantissime persone insomma vendono. Buongiorno. E stiamo cercando di parlare con le persone, di raccontare un po' quello che vogliamo fare, perché è importante comunicare quello che è il nostro programma, quelle che sono le nostre sensazioni. Quando si arriva c'è sempre un po' di freddezza all'inizio, perché non si è abituati a vedere che, insomma, che qualcuno gira per il mercato. Dopo, quando la gente comincia a riconoscerci, cambia tutto, perché inizia il calore, iniziano gli abbracci, gli affetti, insomma, e poi cominciamo il confronto. Magari c'è qualcuno che ci grida qualcosa, insomma, rispondiamo, però è molto bello perché davvero è un momento diverso e senza filtri, e chi fa politica nei partiti una roba del genere riuscirebbe a farla, gli arriverebbero 1000 scarpe addosso. Qui invece noi, se davvero senza filtri, entriamo e accade quello che accade, ovviamente, in mezzo a quelli che fanno i mercatini può accadere davvero di tutto, però come vedete ogni volta che lo facciamo va a finire sempre che poi abbiamo in qualche modo un dialogo positivo con le persone. Questo è il metro di giudizio per davvero verificare qual è la qualità della politica che stiamo facendo in questo momento, è molto vicino alla gente, quindi questa cosa ti dà la possibilità davvero di poterti confrontare con chi vuoi. Noi continuiamo, io vado lì, vi lascio a questa visione. Ciao, a dopo. Buongiorno. Oh, ragazzo, lei è quello della fabbrica. Il nostro presidente. Il nostro presidente, chi so. Per la balena di mammo che la mette. Che solo con lui possiamo dire il nostro presidente. E che poi...
E ancora noi siamo qua. Venga duro, eh. Io l'ho partanza. Anche perché il cattedrale il martedì, sempre che effettivamente il mercato è più piacevole, quindi c'è più la televisione a forza. È giovanissimo di ingannare. Basta! Grazie, grazie. A voi, per raccomando. Ciao ragazzo, ci vediamo alla prossima. Si combatte. Ciao Gioia. Grande signora, bello, bello. Buongiorno. Io ce la faccio. Che c'è, Tony Buono? No, dobbiamo comprare calzini. Come oggi? Buongiorno. Dobbiamo comprare calzini. Dobbiamo comprare. Come la serve? No, ma davvero li dobbiamo comprare qua. Ci ha portato la signora, eh? Lunghi e neri per me. Pure per me. Quanto se ne abbiamo? 42-43. Pure io 42-43. Questa è la calza spettacolare. Questa qua, aspetta. Ah, direi di sì, va bene. E me le deve dare almeno 12 paia, 20 paia, 30. Una decina, 10 paia almeno. Tu quante te ne servono? Blu non lo vuoi, solo nero, giusto? Sì, meglio nero, meglio nero. Ma pure io una decina, dai. Abbiamo lo scudo. Ma ciò, da niente, particolare. Dai, dai, li offro io. 3 euro di calza. Gabriele ci ha preso. Dai, tieni! Per dire, esci 50 euro, vedi qua. Per dire, gira con 600 euro. Chiamalo. Ma Io non marito quando ma ogni giorno voglio quando non mi mettere nessun guai, una moglie che quando Movimento 5 Stelle, ma perché mi aiuta così? Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle, io che vengo mutante che fa? Movimento intestinale. Ok. Allora, ti ritorno.
Porta! Mi raccomando, signorine! Questa è un'esigenza reale del tour. Come mai non sei indagata ancora? Io non c'è stare pagando un paio d'uno per questo. No, questo è migliore, perché quando si ferma le mutande, ma io mi abbattono le migliori. È un numero uno di loro. Chiama Tony. Ma tu da Tony cosa ti aspetti da un Tony? Ah, no, devo filmare. Dategli uno spazio a Delica, mio marito. È troppo forte. Vabbè, perché poi in questo mestiere bisogna. No, è così di natura, è andato così. Sì, c'è il mestiere proprio. Ma ce la portiamo. Se ci nasce, siamo andati ci diventa. A chi è mio marito? Volete lasciare qua la facciamo la porta? No, ce li portiamo perché non sappiamo. Per tutti i due erri. Bene, però ha scelto il meglio. No, ma rispondere a questo. Che non lascia niente a fare. Bene, bene, bene. Buon lavoro. Grazie, buona giornata. Ciao, ragazzi. Andiamoci, prego. Buongiorno, signora. Bacione. 5 Stelle, 5 novembre, mi raccomando. Buongiorno. Siete bastardi qua, siete bastardi da me, a posto. Dai, vieni con noi, lo facciamo prima, vieni con noi tu pure. Vuoi mettere le cazze del mercatino? Non lo so, è più per tenerlo sì, sì, sì. Ci ha fatto lo sconto perché sei tu. Io ogni volta mi regalo sempre di più. Hai visto? Fantastica queste cose. Ci vai a pure allora. Ora ci vado. Ragazzi, non tirate però nella mia borsa. E te, signora? Dai, abbiamo appena acquistato, abbiamo comprato 20 paia di calzini. Mamma mia. Vedi così, ha fatto la riserva. Portafogli. Attento. Cioè, volta. Ha fatto la riserva per tutto l'anno. Buongiorno. 20 paia di calzini. Allora noi si che giriamo, cavolo c'è. Dove vuoi andare? Salve, buongiorno. 5 stelle, 5 stelle. 5 stelle, 5 novembre. Già fatto. Tutto bene. Guarda, sta andando. Carmelo, confidiamo in te. Matteo. Ehi. Ciao, signora. Alla metà. La metà tagliamo il cartone. Quello di Araclea. E allora dai, signori! Ma poi è stato un impegnato. No, no. Quando siamo andati. Fantastico. Oddio, perché ieri sera c'ero pure io, ma c'eravate proprio in piazza. Ah, vero. E abbiamo visto le foto perché le ha caricate sulla pagina. Ecco, come è venuto quando ieri sera era in piazza. Ah, ce lo devi salutare, caraglio, che noi ci siamo, abbiamo passato un'ora. A parte il fatto che lui è stato gentilissimo perché ci ha regalato una serie di giri, ci siamo veramente trovati molto bene. Quando siete... E tuo nipote allora era quello che guidava il carro, c'era tuo nipote... Sì, sorella. Calogero. Sì. No, me lo ricordo, perché è stato un pomeriggio bellissimo. Buon lavoro e bocca al lupo. Abbiamo lupo a pomeriggio. Perché mo' qua stiamo in zona. Bene, scorta. Salve, come sta, signora? Io bene, anche voi. Sì, mi raccomando, signora, ce l'abbiamo. Perfetto. Grazie, grazie, arrivederci anche a voi. Andiamo di qua.
Senti, non ci credo più. Per lo scuola di nuovo ci abbiamo un po' di tempo, ma ieri si rimette. No, io non ci vado più, lui ci no, vado. Dovete andare a votare. Dino ci va. Dino è convinto. No, lui è convinto, me non mi convince. Vai, io voto che non si può votare. Ce ne mettiamo a fare politica, poi ci offendiamo, perciò io non ci vado. Il lavoro, Io sono vent'anni che sento, solo col piacere degli altri, ma col piacere mio, voglio provare, voglio vedere. A vent'anni ho qualche più, a vent'anni ho qualche più di vent'anni che noi non sappiamo che votare, perché lo diamo, lo diamo al vento, lo stiamo dando al vento, o no? Questo programma è incredibile. Aspettate che gli anni fuori con così da qua. Quello che c'è dietro. E tutti i partiti che sono nati, le donne, quante. Matteo voleva tagliare la linea, ma... Aspetta. Va bene. Fermiamoci un momento. Cancelleri, presidente. Dai, che prezzo fanno? Buongiorno, ieri sera era una bella piazza. Bella piazza, sempre una piazza. Ciao Di Maio. Buongiorno. Ci vediamo poi. Dobbiamo fare questa cosa.
detto ieri sera a Fabio, ormai già capace. No, non lo sei, dai. Ok. A posto. Ok. Ci vediamo. Buona giornata. Ciao. Buona giornata. Buona giornata. Ormai. Buongiorno. Il punto è proprio questo, e lui non è che cioè lui considera, comunque poi lo affrontiamo questo discorso, dov'è che a destra vuoi andare? Mattarella ha detto che ciao, no, buongiorno, andiamo via a Termini, a Termini di Merese, quando? A Pezzacani. Ah, grazie, è venuto a tempo. Sì, pure ultimamente mi sono venuto tipo a marzo. Ma tu sei di là, di quella zona? Di Terni, proprio di Terni. Sabato mi faccio un po' di... E sabato di per qua? Il mercato. Calta di Santa non vai mai? No. Vabbè, mi intimidate nella zona. I posteggi sono assegnati, sì. Certo. Da una vita non è assegnato. Ora abbiamo questa legge un po' che c'è. Dobbiamo vedere di risolvere questa situazione. Luigi Di Maio, Luigi Di Maio. Stiamo parlando di questo. Siamo una categoria discriminata dallo Stato, dal popolo. Noi con dal popolo stiamo facendo una battaglia contro il popolo. Perché è quella che si vuole mettere a gara i vestiti. Sì. È quello che dobbiamo fare. Il problema è grosso, noi da 40 anni che abbiamo questi gessegnati. No. Più volte abbiamo fatto delle proposte di modifica, però adesso lo dobbiamo fare con la regione, perché la regione può fare. Sì, la regione sì. Per il turismo. Cerchiamo di proteggere e dipendere. Ma come stanno andando i pescati? Ci vediamo la regione perché dobbiamo venire fuori lì. Perché siamo soffocati dai centri commerciali, dai cinesi. Si aprono solo con centri commerciali, fabbriche non è disponibile, perché per aprire le licenze commerciali i soldi ci sono, per aprire le fabbriche no. La Sicilia è piena di mafia solo per le fabbriche, per i centri commerciali la mafia non esiste. Ok? Abbiamo detto, anzi siamo in una fase di ampliamento. Andiamo su. Però non ascoltate. No, no, ma infatti poi stiamo qua, cioè, ti dico, stiamo girando qua serenamente, perché sappiamo che non abbiamo la mano delle persone che lavorano così. L'abbiamo fatto in questi anni, la Volke sta in tutti i problemi, poi sono tutti problemi le tasse, le cose che dobbiamo affrontare. Però questo è l'ultimo treno che abbiamo, che ce la mettiamo tutto. Ma cade, 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 no, grazie. Aspetta, io ti sempre in televisione. Adesso e com'è? Com'è? E mi piace come parli. Ah, meno male. Giancarlo Cancelleri è quello che sta qua sotto. Ciao, allora ti saluto, tanti auguri. Signora, qua abbiamo il nostro Matteo, pure che lo può affiancare a Giancarlo e siamo a posto. Posso salutarla? Complimenti, grazie. Abito a Sciacca, vivo a Sciacca. Giancarlo Cancelleri, la conosco anche lui. In bocca al lupo. Grazie, buona giornata. Io ci credo nel signore, ci credo nella fede, ha fatto tanto. Luigi, ti chiamo praticamente Luigi, la mia vita.
Non è faccio perché andiamo a tracciare. Io 5 anni fa sono stato deputatore di lista alle regionali. Ho fatto battaglia col presidente di lista perché praticamente tanti voti li volevo annullare e col presidente del seggio ci siamo scontrati. Però quelli che dicevo che andavano bene sono passati tutti. Ci provavano ad annullare? Tendono facile ad annullarli i voti quando ce lo voglio, quando i presidenti che sono. Poco qua sono passati quelli del PD, gli ho consigliato a loro di candidare anche il padre dell'Albano, che porterà molti voti. Che vi devo dire? Io sono con voi. L'economia siciliana è alla morte. A voi? Noi viviamo in queste condizioni qua. Se vi girate io vendo borse e qua non c'è bisogno di andare a Napoli, basta che già si fanno un giro, qua siamo i quartieri spagnoli, siamo a Sciacca. Perché tutto quello che con Giappotto le imitazioni, io non lo sto prendendo normale, tutto con Giappotto conta che nessuno prende quello che viene. E quindi la nostra economia, io finora ho fatto solo la vendita. Grazie a noi, che futuro possono avere con la ciò tutto quello che sta succedendo. E racconto anche un piccolo aneddoto che mi è successo mercoledì a Palermo, in un mercatino, l'unico mercatino che vado a fare a Palermo. Vedevo dalla stazza che aveva era un senegalese, bello robusto. Gli chiedo io, vedevo che ogni persona che arrivava era un senegalese. Questa signora era io? No. Quando vedo un po' di voto, lo sembra dipende anche da chi lo dice, ma se non va a votare o vota per uno sbagliato. Ti faccio una cosa, io ti prometto che non ci voterò. Buongiorno, siamo in diretta dal mercato di San Michele di Sciacca, dove Luigi Di Maio e Giancarlo Cancelleri stanno incontrando la gente, stanno parlando con le persone e stanno ricevendo attestati di stima, affetto e anche voglia di votare il Movimento 5 Stelle. C'è questa gran voglia di cambiamento che nei mercati si registra ancora di più, anche se c'è molta gente che non vuole andare a votare, molta gente che ancora non ha deciso. E noi siamo qua per cercarla, contattare queste persone e dire è il momento giusto, andate a votare, perché l'unico modo per manifestare il vostro dissenso verso questa politica che non vi ha rappresentato, non vi rappresenta più, è quello proprio di andare a dare una preferenza su l'unica forza di cambiamento di questa Sicilia. Continuiamo il nostro giro. Io di Caltanissetta. Ciao, ciao. Buongiorno. Signora, scusate, andiamo. Scusate, voglio parlare a Matteo. Ciao raga, Matteo. Mi comanda Matteo. È un pezzo di Matteo. Adesso lo sappiamo tutti. Andiamo, dai. Ma si fa, ma non si dice. Non si dice perché ancora non si conosce. Ma la chiave lo sappiamo. Guarda che lì sta con la mandata la mano. Ah,
Sì, buongiorno. Ciao. Cavaliere Tasca. Buongiorno madre, come sta? Buongiorno. Buongiorno, buona giornata. Giancarlo, facciamo... vogliamo che si vieni? Ok. C'è la... un po' ciao, di... buon lavoro. Ciao. Come te la posso? Non c'è la fila, la gente sta lavorando. Allora facciamo una cosa. Sì, ritorniamo allora indietro. Ricominciamo. No, siccome Nick, siccome devono passare lì, ma non hanno la scavatrice. Allora. Allora non stiamo consumando. Guardate che Luigi si è fermato. È in movimento. Ah, ma è buono, dai, perché forse quando non vedono telecamere la gente si avvicina di più. Hanno paura della telecamera grande. La telecamera grande? Quella lì. Ehi, Agostino. Allora, volevamo venire, ma abbiamo visto che c'era il distributore, non volevamo disturbare. Infatti, più che altro per questo. Il PD è entrato. Ma no, ma mentre lavorate venite. No, che c'entra? Salutare che c'entra? Un secondo, manco qui sono democrazia, va. Sono gli impiegati, il direttore amico nostro, facciamoci un errore. No, altri sono. No, salutate la collega. Ho fatto piacere, lei specialmente non l'ho mai visto. Signor Cancelleri, già una volta che non ci abbiamo il candidato locale. Che è qua? Di nuovo, buona giornata. Scusate. Grazie, c'è grazie. Io non lo c'è di troppo. So che il Alfano che era ovviamente togliere la cosa. Cioè, non prega niente. Si è fatto un bagno super speciale. Corre pure il cavolo. Arrivederci. Non ti mai, ho presente per 5 anni. Ciao. Ci assomiglia pure, però è probabile perché c'è Henri Bell. Ho letto che c'era Giuseppe, fatto la sorpresa. Ok, anche a Giancarlo, Giuseppe, mi raccomando, Matteo. Come lo vai? Dove siamo? Ciao. Non è accettabile, Fabio, dai. Buongiorno, piacere di averla conosciuta, di presenza. Piacere mio, piacere mio. Un caffè. No, ma adesso vengo. Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, signore. Ti muoio. Un caffettino, se no lo prendiamo. Ma guarda che emozione, io non so.
Ma tu pensavi di fare la campagna elettorale d'estate? Pensavi a ottobre e dici vabbè ci sarà freddo. E allora ragazzi, noi abbiamo finito il giro qui al mercatino di Sciacca, adesso andiamo via, prendiamo un caffè, che qui c'è un barista che è uno di quelli che ci sostiene, ci sta facendo una festa incredibile. Ci teniamo un po' con lui 10 minuti, poi ci spostiamo al porto a parlare con i pescatori di Sciacca, che è una delle marinerie più importanti della nostra regione. E quindi noi ora vi salutiamo, poi ci rivediamo dopo. Ricordatevi una cosa. L'ha annunziata sul Re3, vuole organizzare un confronto il 29. Nello Musumeci che fa? Scappa? Non ci viene? Vediamo che succede. Io vi chiedo, gliela chiedere alla bacheca in maniera civile, in maniera pacata, mi raccomando, con grande cordialità. Non utilizziamo insulti, perché non appartengono a noi, gli insulti li abbiamo solo ricevuti in questa campagna elettorale. Quindi noi dobbiamo utilizzare un altro linguaggio, un linguaggio della gente per bene, quale siamo. Andategliela a chiedere, il 29 l'ha annunziata sulla Rai, vuole organizzare un confronto per i candidati alla presidenza della regione. Lui che fa? Ci viene o no? Ciao!